Sai cosa faccio? Non puoi tornare indietro al dal... non penso. Esatto, guardali, che schifo. Corri, corri, Eric. Tutto quello Sì, c'ho così perché. li lasciati lì. Boh, adesso dobbiamo ricongiungerci al tipo. Esatto, eccoci qua. Let's go! Let's go. Però, prima di ricongiungersi. Esatto, facciamo così. Combina. Eh no. Scambia. Ma guarda che non posso Combina farlo con questo. direttamente così. Esatto, Esamina. dammi un'altra pistola. Però. Ah, c'è qualcosa dentro. Una scheda blu. Scheda blu ci serviva dove? Per aprire la porta del locomotore, che sarebbe quella porta che c'era in fondo al vagone, andando di... Passiamo davanti alla stanza di salvataggio, fondamentalmente. Se non mi ricordo male. Questo è un bene. A sto punto le Molotov le lascio a lui che dovrebbe fare il tank della Madonna. E a lei lascio solo i Io pre... Sì, le facciamo così. Molotov le ho lasciate in una stanza che è su. Io praticamente sto lasciando l'arsenale a lui e a lei le robe pazzesche. Che so già che risulterà in morire. Male. Dove devo andare? Mi sono perso. Torna Dobbiamo andare indietro. dritto indietro dalla stanza di salvataggio. Io lascio il coltello. Vabbè, lo lascio dentro quella stanza di salvataggio. Diciamo così. Non so se lasciarlo al pione. No, ma c'ho due spazi liberi, quindi fotto. Io Andiamo. invece l'arpione per ora l'abbandonerei e male che vada torno indietro. Dici? Anche se ho come Abbandoniamo. l'impressione che prima o poi ce ne pentiremo, nel senso che andrà rimesso dove l'abbiamo trovato, così ho come questa Ma almeno porto impressione. dietro tanto due spazi ce li ho, se No, non io succede non ho una niente. minchiazza. E tra l'altro io dovrei anche trovare delle cure perché qua se no finisce malissimo. Pure io, sono attenzione, non ho cure, però... Allora usala, che fa? Non puoi darmi il prompt direttamente. Dai. Beep. Non ho capito che cosa lui che non mi sente La lì. porta adesso è aperta. Gettala via. Esatto. Vai avanti, andiamo avanti, mio fratello qua. Sandy Cohen. Equipaggia. E ho capito. Azz. This is Delta Team, this is Delta Team. We have gained control of the train. Over. Understood. Oh. This does not make any sense. How was the T-virus leaked? And why did it contaminate both the lab and the mansion, as well as a train almost 3 miles away? That's irrelevant. Andata We must così. make sure no knowledge of this gets out. Destroy the train. L'amico Completely. nostro. How far away are you from the nearest branch line? About 10 minutes, Duke. What happened? Ok. Allora, Ok. te lo sta prendendo velocità? La cabina motore è distrutta, raga. E questo è un problema. E boh, niente. Dalla così. Adesso vedendo velocità. Adesso dovremo tornare indietro a tirare i freni, vedrai. Io sto aprendo la porta. The train will either derail or crash. Pazzesco! I gotta stop this thing! Manuale di funzionamento dei freni. L'utilizzo del pannello di controllo. Le seguenti tre opzioni sono necessarie. Attivazione del pannello. Bestiale. Scompartimento del macchinista del primo vagone.
Quindi questo, cabina posteriore del quinto, scheda magnetica. Che è quella che abbiamo trovato, ti ricordi che c'era un codice da mettere per il freno bestiale dall'altra parte del treno? Sì, però non abbiamo la scheda. Inserimento del codice nella cabina posteriore. Esatto. Inserire il codice relativo al pannello di controllo. Dopo questa, inserimento del codice nel compartimento del macchinista. Inserire il codice relativo al pannello di controllo nel compartimento del macchinista. Dopo il completamento di queste operazioni, i tre manuali potranno essere utilizzati. I freni. Allora, ma il codice lo sappiamo? Aspetta, aspetta. Chi rimane indietro? Rebecca o Billy? Billy rimane indietro. No, io vado in là con Billy perché è lui che ha le armi. Però dobbiamo stare tranquilli un attimo, Beppe. Noi dobbiamo andare praticamente. Ah boh, niente, uno rimane alla prima cabina e l'altro va, sì, alla cabina in fondo. Io ho lasciato Billy al... Serve un codice che non abbiamo. Scheda magnetica. Sì, no, allora prendi la scheda magnetica. Dopo il video. Abbiamo 3 minuti, okay. Esamina. Aspetta, 3 minuti, Billy. What? Be careful. Sì, però c'era la scheda lì sopra, Billy, dove cazzo vai? Fermo. Allora, Billy, hai rotto il cazzo. Scambia. E... ok. Però, dammi questa. Sì. Raga, abbiamo un problema. Beppe? Sì? Il codice? Sì. Il codice, io non lo so, ma non lo so il codice. Nel senso che ci ha dato sto codice, ci ha dato sta scheda. Esaminiamo la scheda. O andiamo a mettere direttamente la scheda e vediamo che succede. Perché no, non serve un codice che non abbiamo. Abbandona, esamina. E c'è un 5894859, però proviamo a buttarlo. Su. So già che va a finire a schifo. Poi abbiamo salvato, proviamo a vedere, torniamo indietro. Anche perché abbiamo girato tutte le stanze. Ma ci siamo persi un biglietto da qualche parte, il discorso è questo. Dici. Boh, qua si alzano, ma se ascolti si me. Si schiva, io li ho schivati tutti. Proviamo a vedere che cazzo succede, non mi ricordo. Tu dici che ci siamo persi un biglietto? Sì. Proviamo a vedere. Tanto... sì, perché... chi è? Raga, è il mio amico... Jesus Christ. Allora... Io... No! Volevi! No! Bastardo! Levati dei coglioni! Però, raga... vabbè, abbiamo fatto questo salvataggio tattico. Siete troppi. Non succede niente. Aspetta, ma perché... come riprova più tardi? Ce ne sono tanti. Mi hanno ammazzato, ma non succede niente, tanto ho salvato prima. Ho provato a schivarli tutti, ma non puoi schivarli tutti. No. A una certa, Molotov. Ivo. Ma un altro? Ma basta! E chi spara? Fammi sapere, perché io sono morto. Fammi sapere quando arrivi davanti alla porta, metti quella scheda. Porco davanti di... a quel così. Oh, corri adesso, vai. Allora, però devi equipaggiare. Ok. Vedi, ho fatto bene a venire con lui. Tu sei andato con lei? Sì, ma io a differenza tua ho lei con più roba, cioè con più armi. Questo è il mio amico bestiale. Non cadi giù. Questo è un problema. Senti, sai Eric, tu gli Incredibon li hai lasciati dentro la cosa? Sì. La cosa del salvataggio. Io voglio sperare che anch'io non si distrugga il treno. Lo so, anch'io. Io me li sto portando, vedendo sono morto. Allora...
esamina. La scheda diceva 589 4859. Raga, quante cifre sono? Si possono inserire, sai? 9. No, raga, mancano tre cifre. E adesso? Porca troia. Ah no, bisogna arrivare a 36? 18, 27, 36. Ho capito. Fermo. Ok. 36 su 36. Io Billy, raga. Adesso torno indietro e ammazzo qualcuno perché... Frenerò ora. Sei sicura? Raccogli un po' di munizioni. E comunque sì, ho come l'impressione che io mi perderò i miei ink ribbon. Siamo in 44 secondi, ce la faccio andare. Lo prendevo un no. 81. Oh cazzo. Fermo. 81. 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72. 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A 72 con 8, me ne rimangono 2. Per arrivare a 81 ne mancano 9. Non si può fare. Sì, faccio 8 e 1. Quindi no, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 8 e 1. Grande raga. No? È sbagliato? Questo è un problema. Aspetta. 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72. Più 8 fa 80, più 1, 81. Che cazzo vuoi, porco? Ok. Va a sapere cosa avevo schiacciato. E poi? Sono fuori anch'io, sono messo la testa da destra. Quel è il giochino che mi fa. Devi raggiungere la somma, è matematica. Ah, è matematica. Devi sapere le tabelline, beh. Ma nemmeno. Perfetto. Sì, qua ci schiantiamo e ho perso tutto, ho perso gli incrip. Vedrai. Sì. Per forza. E quindi non era tutto il gioco il treno. Devo far coincidere 36-36 fondamentalmente. Sì, devi fare... Esatto, devi diventare 36. Sì. Ah, ok. Quindi... Rebecca? Here. Ah, ok. Con la somma dei numeri fondamentalmente. Che coglione. Allora. E niente, adesso al di là del fatto che... Allora, ho trovato degli ink ribbon, mi ha mica ridato i miei. Che genialata di gioco. Beppe. Cos'è? Allora, niente, dimmi quando sei al mio stesso punto e ne riparliamo. Ah, qua devo fare 81. Ma non si vede un cazzo! E niente, quindi hai capito, se lasciavi indietro i ribbon... Esatto. Non ti bloccano, te li fanno trovare, questo è interessante. Anche a tutto quanto, Beppe. Anche il coltello, tutto. E tu so... Ah, guarda di qua. Sì, tutto. Tutto coltello, sì. Esatto, due coltelli, la pianta rossa, hai capito. Anche il coso, il rampino. Sì,
sì, il rampino ce l'avevo dietro. E niente, per forza, perché qua, raga, lo spazio. E niente, allora facciamo così. Minchia, non dovevamo neanche ammazzarli quegli stronzi. Perché ci subito una porta qua, se uno correva qua dietro c'è sta porta. Io a questo punto sti oggetti li lascio qui. Pure okay. Io, perché tanto... Qua, boh, andiamo avanti qua. C'è il fuoco, mi brucio, non mi fa andare. No, minchia, dovevamo subito girare lì, non speccava moltissima munizione, sta ammazzati stronzi. Ma io in realtà non ci ho messo... Cioè, sì, qualcosina ho usato, ma niente di esagerato. Io ho usato qualcosina. No, le odio, le fogne di merda. Le fogne? C'è una sorta di servizio fognario qua. Ah, tra l'altro, tra parentesi, avevi ragione tu. Alla fine il treno è la parte iniziale. Io mi ricordavo tutto il gioco. Sì, ma io me lo ricordavo, ho detto, boh, ma oggi che prendevo la copertina... Però attenzione, perché è un problema. Perché qua le fogne, allora me li voglio portare dietro gli oggetti. Allora. No, ma dura poco forse, Boh, allora sto lasciando indietro la pianta rossa e... Praticamente a una certa, se mi serve, so che è lì. Così da non dover fare per forza. Niente, qua come al solito, se c'è da buttarsi nello schifo, le acque di scolo emanano un tanfo talmente disgustoso. Esatto. La vita è bastarda. Sta vibrando tutto. Personale autorizzato. E niente, saliamo su. Video. The Umbrella Research Center? Raga, Villa Spencer. The first general manager, Dr. James Marcus. Who on earth are those people? She's just a rookie, a member of STARS. What about the male? I'm unfamiliar with Attention. Him. Attention! Mm-hmm. This is Dr. Marcus. Please be silent as we reflect upon our company motto. Obedience breeds discipline. Discipline breeds unity. Vabbè, raga, Mussolini. Unity breeds power. Power is life. Who are you? It was I who scattered the T-virus in the mansion. Ah, boh. Needless to say, I contaminated the train, too. What? Caldo come un boia. Revenge. On Umbrella. Ma non te l'abbiamo chiesto, tra l'altro. Vabbè, ma raga, ma cos'è? Si mette poi a cantare in falsetto. Ago, Dr. Marcus was murdered by Umbrella. You helped them, didn't you? Pazzesco. E boh, bestiale. Un enorme ritratto di tua madre. Nel senso. È un'altra villa. È un'altra villa, indubbiamente. Io da bambino straconvinto fosse Villa Spencer. No. Sì, Villa Spencer. Che cazzo mi ricordavo da bambino, però. Sì, io mi pensavo. Sì, boh, la villa dell'uno, ma in HD, no? Sai? Ah, no. È proprio un'altra villa. Niente, io sto andando nella porta in basso a sinistra. Perché qua serve una stanza di salvataggio. No, è qua il salvataggio, vicino alle scale. Ah, sì? Sì, ho salvato perché. Ho detto prima che succeda qualcosa devo ripartire da sto minchia di treno. Ok. Ho detto vabbè, salvata. Diciamo che comunque questo video è un po' trash, così interessante. Sì, questo vuole vendicare Marcus, dottor Marcus.
stato uno dei ricercatori. E niente, raga. Poi iniziamo con la casa. Ce la fai? Pensa la... Cioè, qua c'è una porta con delle spade, una cazzata, con due cavalieri. E io ho letto... Cioè, in realtà c'è scritto le spade dei cavalieri sbarrano l'accesso alla porta. Secondo te che cosa ho letto io? Ho letto le spade dei cavalieri sbarrano l'accesso alla porta. Giustamente. Giustamente. Chiaro, ma palese. Ho detto, ma cosa ho letto? Vabbè, ok. Ho letto allora. Gesù Cristo, vabbè. Okay. Niente, allora, praticamente, io mi faccio adesso... quel giro a prendermi quella pianta che ho lasciato indietro, 2 minuti. Abbandono il coltello. Ah, scendi giù? Un attimino. Così poi mi lascio tutto qua da salvare. Tutta la roba lì vicino alla macchina da scrivere, dici? Quando decido di levare i cassonetti e dire, boh, senti la roba, se cosa fate? Ve la lasciate tutta per terra. Ok, da dove partiamo a esplorare qua? Io ripartirei qua dal basso, non salirei ancora. Bassa sinistra, o no? Facciamo... Dove stavo andando io? Eh sì, esatto, ma a sinistra, andiamo da lì nella stanza piccola. Esatto. Con la porta piccola. Va bene. Io devo fare un'erba verde per lui, sennò qua su chi check it out. Okay. Allora, via. Che cazzo è al check it out? Non ho capito. Vabbè, qua succedono cose. Let's regroup. Allora, qua non c'è niente. Let's regroup, raga. Niente, io ho trovato una stanza. Sì, la appena giri il corridoio lì. Però attenzione, vedi, lui si può fare. I'll check it out. Ok. Dai, ferma lì. Esatto, io inizio a lasciarla un po' indietro, lei. Rubinetto, ah, ma guarda qua il cesso. Che bei cessi. Ok, l'erba è la tua. Cosa? L'erba è la mia, raga. Ah. No, sì, perché c'è un'erba nel cesso, ma mi serve per lui. Sì, qua abbiamo la roba per fare altre molotov. Io qua sto portando tutto nella volta. Da quella stanza lì esce un Cristo. Io so che adesso esce un Cristo. No? Però io devo fare combinare lei. Sì, guarda, sì, che ehi. Che come si fa? Gina, se ascolti me, andiamo via. Lascialo fare, lascialo vivere. Sprecare proiettili. Ma poi che cazzo era? Un uomo pianta, raga. Perché è rimasta dentro? Non è vero che sia... Ma non è vero che sei rimasta dentro, pezzo di scema di merda! Ok, adesso... una porta, ma qua c'è una tannica che sembra di rimanere sopra per il momento. E vaffanculo. Carica sta partita. Sei morta? No, ma questa è rimasta dentro a farsi smangiucchiare. Ma sarai deficiente. Forse il rumore sordo di passi prodotto... dai sopravvissuti. No. Sai già che no. E no, la devo rifare sta parte perché non è questa cazzo di meccanica che lei, boh, decide di stare ferma lì a farsi i cazzi suoi, a farsi mangiare. Se tu scendo dalla stanza esci, no? Camadonna. I'll go alone. Stai qua. Scema di merda. Capito? Lei è rimasta a farsi sbranare dall'uomo piede che fa da barbalbero. Io li sto evitando perché... sono ancora qui, però l'ho evitato, sennò qua le munizioni finiscono veramente subito. Non ne ho abbastanza. Non so, il sentore che nel treno ho fatto troppo Rambo, adesso qua... Ma poi cos'è? Una copia del capo, praticamente. Una pianta con la faccia del capo. Ma che cazzo è? E... I'll check it out. Roger. This way. Ok. Ma guarda che si sono riuniti e mi hanno detto, ascolta, il rifacimento per PlayStation 4 lo facciamo bene o lo facciamo male con i comandi? No, ma se ascolti me lo facciamo di merda. E poi vediamo. Esatto. I'll check it out. Okay. Porca... ora che abbiamo fatto sto gesto qua, possiamo proseguire. Quella porta in fondo ci serve un orologio che non abbiamo. Immagine di un orologio. Non ce l'abbiamo. Niente, qui stiamo tornando indietro. Esatto. Oh mio Dio, c'è un altro stronzo. Lo evito. Ma mi avete spaccato la minchia. Lo evito.
Comunque, ecco, stavo notando che siamo... Comunque si sente che siamo più freschi rispetto a quando abbiamo fatto il 7 la prima volta o l'1 la prima volta. Cioè, qua se c'è da evitare, evitiamo senza farci troppi problemi, praticamente. Sta porta doppia. Sto andando alla porta doppia di fronte. Quella lì vicino al salvataggio. Esatto. Però io vorrei dei zombie normali, perché questi qui... Barbalberi qua mi rompono quel cazzo qui. Oh mio Dio, ecco, li ho chiesti e mi hanno accontentato. Niente, se devo sbagliare... Porco... Branco di spacca con i peroni. E niente. Però minchia, qua ce n'è di roba... Non posso neanche non ammazzarne nessuno, perché poi... Lei è a posto di munizioni, portiamola questo. 26. Lascia. Io non ne ho tanto, ne ho 13 qua. Lo riprendo da... Ah, qua poi munizioni, però... sì. Gli do a lei. Boh. Sai che comunque a me sta venendo un dubbio. Che dubbio? Ma siamo sicuri che io l'ho finito sto cazzo di gioco ai tempi? Io sì, perché mi ricordo la fine, cosa succede. No. Però tu mi sa che... Ma me l'avevi detto che non eri sicuro di averlo finito, Perché se tu ti ricordi la maggior parte del tempo sul treno... Sul mi treno sa che... vuol dire che io da bambino, che ero un piccio di merda, sono stato ribloccato sul treno una vita. Ma c'era la cucina, non potevamo andare a vedere la cucina? Perché sono venuto di qua? Ma la cucina... C'era la porta che... Aspetta che torno sì, indietro. Sì, c'è una porta. C'è una luce che mi dà fastidio, strano. Io apro la porta di... È chiusa. La porta è decorata con un simbolo del fuoco, ok? Sì. Dobbiamo trovare le chiavi ancora. Sì, sì. Sembra un po' più piccolina di Villa... Ma voglio sperare. Villa Spencer. Perché... Sì, perché sennò minchia c'è... E qua c'è l'unica porta che c'è, questa qui in fondo, vicino a questo stronzo che dorme. Qua prototype. Allora, sembra un vecchio istintore. Pazzesco. Qua si va giù, aspetta, non voglio andare giù. Siamo calmi. Vediamo. Qua c'è una porta. C'è da leggere. Qua si va giù? No, niente, boh, si è aperta la porta. C'era un foglio, raga. Non sono andato dall'altra parte, non giù. Sì, sì. C'è un foglio, voglio prenderlo. No. Ma porco... Niente, io cerco di mirare con un tasto e lui invece parla all'altra, hai capito? Qua? Un action figure. Prendere statua nera. Bella, raga, la voglio. Allora, prendere statua nera. Però mica le munizioni durano. Vabbè, qua è sbucato fuori un altro fucile. Ok. Ah, c'è un fucile. Lo piglia lei però questa volta. Per questo qui, ma sa che è quello a pompa. Let's regroup. Ok. Sì, è più piccolina. È più piccolina. Ora poi c'è una scala pioli, ma ti aspetto quando mi dici di salire, salgo. Fammi vedere se fucile con lei. Così fate abbiamo... 7 colpi. I'll go check over there. Okay. Ma non è vero. Dire cazzate. This way. Yeah. Cambia. Allora, andiamo sopra. Perché adesso qua cosa c'ho? C'ho l'inventario mezzo pieno. Ah, fammi esaminare sta statua. C'è una minchia. C'è un'incavatura sul retro. Manca un'ala praticamente. Come ah, quella statua? Lì, quella lì. Sì. L'abbia raccolto. Perché... Niente, sali sta scala. Andiamo a vedere che c'è sopra. Ti sento. Abbiamo lo sento anch'io qui. No, 23? È boh, andata così. Ma sei proprio deficiente. Sei una persona inutile del cazzo. Mi dissocio. Ci sono troppi. Poi il problema è che se devi pulire da lui le spreca.
Cioè, quello ho dovuto usare il fucile a pompa. Perché sennò... No, ho finito il fucile a pompa. Vabbè, è così. Perché... Allora, fucile a pompa no, però qua stanno finendo le munizioni alle altre. Lei sta morendo come una cagna, perché Dio maledetto, Dio. Lei doveva farsi mordere, capito? Demente del cazzo. Allora, va bene, qua però almeno ci sono... Raccogli un po' ste erbe. Niente, qua bisogna fare di nuovo un salto alla hall. Ma porco maledetto, ed è...